Della sensazione di isolamento, oddio che c'hanno, questi sono già alleati contro di me, eh? Ecco, e sono proprio quelle cose terribili, non vi dico nelle truppe cinematografiche, come tutto nell'ANAC, tutto questo, una vita, ecco, viene completamente annichilito e distrutto da stasera. Che trovo tutti amici che mi vogliono bene e che addirittura mi applaudono in questo modo così, per tutto, grazie a voi, ho cercato di fare una cosa veloce, brillante autocritica, scherzo, è venuta una cosa patetica, graziosa ma proprio totalmente insopportabile, non riesco proprio a pensare che compie 70 anni, cioè è una cosa che... Siamo condannati a farne una novantina, non se ne può più, non riesco proprio a crederci, proprio sinceramente dentro di me dico vabbè tanto bisogna dire così se no ti offendono, se no sembra che uno vuol fare il fanatico, il contestatore, ma proprio sono convinto che non sia così. Metti che poi davvero non sia così? Abbi fede, ce l'hai. Furio Colombo ha scritto una breve, mi pare meravigliosa poesia. No, questa poesia l'inizio è bellissimo. Allora, poesia. Qui comincia l'avventura di una vita dura e pura, qualche volta ammorbidita dagli amori della vita. Sullo schermo e per la strada, dove la coscienza è rada, c'è l'impegno di Maselli, insensibile agli orpelli. Estremista intelligente, ostinato, intransigente. Ma tu, dolce, buon amico, senti bene ciò che ti dico. Non succede tutti i dì di incontrarne uno così. Quando sente l'ingiustizia, quando stama l'avarizia, quando incontra indifferenza, quando perde la pazienza, quando vede che altri giochi servono solo agli altilochi, quando teme che qualcuno resti solo o sia nessuno. Lui si batte con furore, è la storia di un amore. Quanto dura questo scontro, quanto è pieno questo giorno. Certe cose sono già dette, fa 70 volte 7. I miei auguri a Citto sono particolari perché l'ho conosciuto 75 anni fa. Non credo che ci sia nessuno che lo ha conosciuto tanto tempo fa come me. E mi fece queste fotografie poco dopo, non subito. Ed è particolare i miei auguri a Citto perché Citto non solo perché è tanto la più vecchia dei suoi amici, ma anche perché per me Citto è stato un elemento fondante della mia vita, perché lui è il primo comunista che io ho conosciuto e che è stato amico e quindi, come dire, è stato fatale nella mia vita perché poi dal suo insegnamento non ho più receduto, sì, su certe cose sì, ma insomma l'impostazione della vita è quella. Citto, grazie, tutto calcolato, grazie, è stata una bella, sono stati dei bei 75 anni e quindi adesso ce n'hai 90 e io sono già più vecchia di te, insomma hai tempo per reclutare ancora parecchia gente. Siamo qui con Luciana, se ti ricordi qualche anno fa il tuo compleanno l'abbiamo festeggiato qui con la cara Stefania che saluto, anch'io voglio avere il privilegio di farti gli auguri, ma la cosa più bella con cui vorrei chiudere sfruttando questi pochi secondi a disposizione è la foto che tu hai fatto a Luciana quando eravate due pischelli, ma in realtà lo siete ancora, eccola qua,
Guarda che meraviglia. Quindi ciao da Luciana soprattutto e nel mio piccolo. Ciao Citto, te lo ricordi? Quando mi hai fatto quelle foto? Credo che fossimo a casa tua, credo. Ciao, auguri Citto! Caro Citto, voglio farti tutti gli auguri possibili per il tuo compleanno, perché la tua presenza con me, io ti ho voluto e ti voglio e ti vorrò sempre molto bene, ti vorrò sempre molto bene, perché i tuoi documentari, i tuoi cortometraggi, quello che hai fatto per il cinema italiano è di un'importanza fondamentale. Abbracci cari e baci tanti, abbracci e baci, baci tanti. Citto caro, amico di una vita, auguri dolcissimi e rossi, rossi, e un ricordo degli sbandati. Li vogliamo rifare? Io ci sto. Ti abbraccio e ti saluto col pugno chiuso come piace a te. Mirella. Io devo a Citto un sacco di cose, un'amicizia leale, generosa, senza imbarazzi, la conoscenza di Stefania, l'opportunità di dirigere le giornate degli autori, che è ancora di Rigo, e poi una voglia di capire che occuparsi di cinema non significa soltanto occuparsi di tecnica, di estetica, ma anche di battaglia difesa degli autori, ma anche di solidarietà fra colleghi, ma anche di cene e di cantate insieme. Insomma, una vita di tante cose che ho imparato a conoscere grazie a lui e grazie a Stefania. E gli devo anche quindi l'augurio oggi di festeggiare insieme, sì, l'anno prossimo a questa data, ma poi di essere insieme prima a Venezia, tutti e tre, insieme anche a Gaia, a Furrer, a Francesco, a tutti coloro che gli vogliono bene, a Giuliana. Insomma, al cinema italiano che ha voglia di festeggiarlo ieri come oggi. Auguri, auguri, Citto! Un abbraccio dal tuo amoroso, mi manchi! Caro Citto, water sky, torna l'alba di una notte senza te. La mia voce non è quella di Nico Fidenco, ma tu che l'hai scritta in una notte questa canzone, sull'onda della necessità capirai perché mi serve per dirti buon compleanno, ti voglio bene. Caro Citto, che lezioni che mi hai dato qualche anno fa ormai alle giornate degli autori, com'era bello discutere e anche ogni tanto litigare con te, con Emidio Greco, e cercare di capire, io così spontaneista, egocentrico, abituato a fare tutto di testa mia, invece capire il senso delle vostre idee, delle vostre proposte, l'articolazione profonda che bisognava mettere tra il programma che stabilivamo nel festival e poi gli incontri che giorno per giorno facevamo in villa. È stata veramente una grande lezione per me. Non te l'ho mai detto, appunto, abbiamo più discusso e litigato che altro, ma avevo molto, moltissimo da imparare da te e te ne sono grato. Grazie Citto e tanti tanti auguri.
Ringrazio l'ANAC per questa opportunità così straordinaria che mi ha dato di farti gli auguri. Tu ed io abbiamo fatto un cinema diverso, in anni molto diversi e lontani per la nostra vita, guardando la vita in modo diverso. Però ci siamo sempre rispettati e tu soprattutto hai sempre dimostrato, manifestato nei miei riguardi un affetto che io forse non meritavo, che però ho sempre ricambiato. Ecco, è per questo che voglio oggi dirtelo. Ti voglio bene, Citto, e ti ringrazio. E ti abbraccio forte in questo giorno così speciale della tua vita. Tanti auguri, Citto Maselli. Ciao. Caro Citto, auguri! Auguri per i prossimi 90 anni, guarda, non fare scherzi perché abbiamo bisogno di ragazzi combattenti. Ciao Citto, tantissimi auguri, grande uomo di cultura, di cinema, ma soprattutto grande compagno, grande combattente, grande lottatore, fedele alla linea. Ciao Citto, tantissimi auguri, guarda cosa ho scovato. Ciao Citto. Allora, siamo tutti qui fibrillanti in attesa del tuo 90° compleanno, del resto mi sembra un traguardo del tutto ragguardevole. E io sono felice che ad accompagnare l'evento ci sia quel bellissimo film, tuo film, che è L'Indifferenti. A tale riguardo vorrei chiamare anche qualcuno a farti gli auguri insieme a me, perché sono certo che l'augusto genitore farebbe parte anche lui della festa se fossi ancora tra di noi. E mi dispiace che non ho qui una foto di mia mamma, perché anche lei ti farebbe gli auguri con tutto il cuore, sai quanto la stima e l'affetto che nutriva per te. Caro Citto, hai una donna fantastica, formidabile al tuo fianco, hai tantissimi amici che ti vogliono bene, quindi direi che per i prossimi 20 anni siamo a posto. Io sono tra questi amici, ti do un abbraccio forte, fortissimo. Ciao. Allora, muoviti, vai da su. Io vado su. Ma la roba. Andiamo dietro. Ah, ma no, dai, su. Basta. Ma auguri, che... auguri, digli. Ah, auguri, auguri. No. Viva Citto, Citto, Citto. Tanti, tantissimi auguri a Citto. All'intellettuale raffinato, all'acceso polemista, allo squisito formalista prestato alla causa del proletariato, all'inguaribile idealista, al bambino che giocava a carte con Pirandello, all'eterno Peter Pan, all'uomo dalla mente vivace e dal temperamento appassionato e al carissimo compagno di convivio di tante indimenticabili serate. Auguri Citto, tanti tanti. Citto, 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 Citto intellettuale, Citto, punto imprescindibile di riferimento per chi come me si avvicinava al mestiere del cinema verso la fine degli anni 60. Citto che ha attraversato il secolo breve da protagonista nel cinema, nella cultura e anche nella politica. Citto comunista. Citto compagno, che ha interpretato questa parola sempre nel senso più nobile e più alto. E poi Citto e Stefania, Citto e gli amici, Citto e le sue feste di compleanno. Citto, sono 90. Quanti giorni? 90 per 365. Non so nemmeno quanto faccia. Per questo ci prenotiamo tutti, almeno quelli che potranno, fra 10 anni, per il compleanno numero 100. E siamo sicuri che ti troveremo giovane e lucido come sei ora. Ciao. Ciao Citto, tanti tanti auguri. Ciao.
Ciao Citto, siamo Marco e Francesca, tantissimi auguri di cuore e un abbraccio fortissimo. Carissimo Citto, ti saluto con grandissimo affetto, spero di vederti presto e spero che tu possa continuare a fare il tuo splendido lavoro, perché sei un maestro, sai che io ti stimo molto e ti amo molto, insomma, te e tutta la tua famiglia. E poi per il comunismo è tutto un altro discorso, però anche ammiro la tua coerenza e la tua tenacia e nient'altro. Ti abbracciamo con grande affetto. Ciao, 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 tanti baci e buon compleanno. Ciao, ciao, ciao. Citto, si è sparsa la voce che compie 90 anni, ma noi abbiamo il sospetto che non sia vero. Volevo scrivere una lettera aperta a un giornale della sera per avere qualche informazione, ma sicuramente non mi avrebbero risposto. Sono tutti un po' indifferenti in questo momento. Noi all'ANAC, da quando non ti vediamo, siamo molto sbandati e soprattutto attraverso un codice privato tutto nostro ti vorrei dire che la nostra non è solo un'amicizia, ma è una grande storia d'amore. E soprattutto vorrei dire che un altro Citto non è possibile. Non c'è stato, non c'è e non ci sarà mai. Tanti auguri di buon compleanno per questi 90 anni straordinari. Baci, baci, baci. La tua storia è la storia del cinema. Ci sei entrato da ragazzino, ti sei fatto giudicare da un grande critico come era Di Vittorio. Alla prima avevi 17 anni, credo, alla grande assemblea della CGIL svoltasi nel dopoguerra. Hai realizzato alcuni dei film più importanti della storia del cinema, due mi sono rimasti particolarmente cari, uno è tratto da Moravia, Gli Indifferenti, e l'altro è un film che ha contribuito molto a formare, come me, tanti di noi, quello straordinario Il Sospetto, che tu hai realizzato con Gianmaria Volonté, con una sceneggiatura scritta insieme a Franco Solinas, nomi giganteschi insieme al tuo del cinema italiano. Tantissimi, tantissimi cari, cari, affettuosissimi auguri per i tuoi 90 anni, 90 primavere di Citto Maselli. Ciao Citto. Caro Citto, stamattina devo dire che mi hai costretto a fare un po' di conti. Eh sì, perché questo compleanno è importante, però mi fa pensare anche a quanto tempo ci conosciamo. E a quanto tempo, per esempio, quell'indirizzo di via Principessa Clotilde 1A, a Roma naturalmente, dietro Piazza del Popolo, è stato importante, per esempio, negli anni in cui venivo a seguire le vostre riunioni, a volte fino a ore impossibili, la sera, anche diciamo le ore piccole nella notte, quando cominciavate a litigare magari, o continuavate anche ad avere delle piccole risse ed eravate tutti i grandi del cinema. Quegli anni erano stati anni caldi in cui il cinema aveva tra l'altro qualcosa che dovevi vedere, aveva dei percorsi dai quali non potevi prescindere, quelli dei cineclub, quelli di un mondo in cui voi eravate i grandi già, e per noi quei grandi del cinema italiano che avevano fatto da battistrada e da supporto a tante battaglie, era giusto seguirli, quindi eravamo tutti lì appassionati e di una passione contagiosa. Sono stata fortunata a dire io c'ero perché ero con voi. Allora, adesso mi metto la giacca del sindacato e ti faccio gli auguri oggi a nome di tutti, i miei sono affettuosissimi, ma credimi, a nome di tutti noi, sindacato, Nastri d'Argento, con tutta la passione che possiamo metterci, tanti tanti auguri, e ricordati che tu sei stato un pioniere per noi, perché hai il privilegio e il primato di essere veramente il numero uno nei documentari e nei corti soprattutto, ma con un corto documentario che risale addirittura al 51. E il prossimo anno quindi farà un compleanno, ce ne ricorderemo anche di questo. Comunque intanto un abbraccio grande insieme a questi amici che ringrazio per avermi coinvolto in questo compleanno così particolare.
col distanziamento, però con un abbraccio veramente virtuale a tutti quanti e a te, festeggiato del giorno. Ciao Citto, cittino nostro, tanti 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 auguri, mille di questi anni. Ciao, ciao a tutti, ciao a te, ciao a tutti. Tanti auguri Citto, buon compleanno. Ti mando un grande bacio e ne approfitto per mandare un bacio anche a Stefania, anche se non è il suo compleanno, le voglio mandare un bacio anche a lei. Ciao! Ciao Citto, buon compleanno, mi fa molto piacere farti questi auguri. Ti ricordo con affetto e con stima, hai fatto dei film eleganti e profondi che mi sono piaciuti. Ricordo delle risate a casa tua, a casa di tua madre, anche con Titina, che ci facevamo delle gran risate. Ti auguro veramente di avere ancora degli anni felici. Un abbraccio, Liliana. Caro Citto, anni fa ci chiamavano il duo dinamite, era Roberto Silvestri del Manifesto. Adesso siamo un po' meno dinamite, siamo così, guardaci. Non so se ti bastano i nostri abbracci, che gli diciamo Marina? Gli diciamo che gli vogliamo bene e gli facciamo tanti, tanti, tantissimi auguri. Ciao Citto! Citto, guarda, sono pronto ad andare a svaligiare una banca per il tuo prossimo film, Hai capito? Un bacio! Dai, ciao. Dai, andiamo! Ciao, dai. Ciao! Cinema, aver amato in particolare alcuni film, tra questi La lettera aperta al giornale della sera e Codice privato, il tuo grandissimo film in cui hai dimostrato che il cinema è un linguaggio che si può alterare, manipolare, modificare, e che il ruolo del cineasta è fondamentale in questo, nell'imporre una sua idea di mondo, nell'aiutare lo spettatore a crescere con lui. Ebbene, ti cercammo insieme al mio gruppo di amici, di compagni con cui stavamo organizzando un festival di cortometraggi, si chiamava Corti e Maledetti, e tu, pur non conoscendoci, aderisti immediatamente, venisti con passione al nostro progetto, dedicandotici con tutta la tua passione, la tua dirompente carica di maestro, ma anche di compagno, di persona e di uomo che sa spezzare il pane con gli altri, che sa condividere un pezzo della propria esistenza. Ci donasti il tuo tempo, la tua visione del mondo, le tue parole, il tuo incoraggiamento, non ho mai dimenticato. Negli anni poi, ancora oggi, mi hanno chiesto, ma tu sei figlio di Citto Maselli? E forse io sono uno dei tuoi figli segreti, chi può dirlo? Come dice la tua amatissima, la nostra amatissima Stefania, sono il figlio che tu non sai di avere. E dall'altra parte di questo smartphone che sta facendo il video c'è mio figlio, come in un passaggio di testimone. Alla fine siamo qui in questo mondo per testimoniare la nostra idea di cambiamento, di resistenza, di umanità, perché questo tu ci hai insegnato, l'idea di un cinema umanista, di un cinema che metta al centro l'uomo, le sue istanze, le sue contraddizioni, ma anche il bisogno profondissimo di cambiare. Grazie Citto per tutto quello che ci hai donato e grazie per la tua straordinaria, bellissima vita. E un abbraccio a te e alla tua e nostra amata Stefania. Ciao, auguri! Piano sequenza della storia del cinema l'hai fatto tu in Codice privato. Ciao Citto, tanti tantissimi auguri. Ciao Citto, auguri. Mi mancano il tuo esempio, i tuoi aneddoti, le tue battute, i tuoi racconti sul cinema. Spero di risentirli presto. Citto, tanti auguri, auguri affettuosissimi, veramente di cuore. Vorrei essere lì con te e poterti abbracciare da vicino, non lo possiamo fare,
però lo faremo prestissimo veramente, e senti tutto il mio affetto. Un abbraccio, ciao, a presto. E spero di poterti raggiungere tra un po', perché io vado per gli 80. Hai visto, anche i giovani di belle speranze come Leonardo Guerra cercano di imitarti, ma tu sei irraggiungibile. Bene, stai benissimo. Di nuovo buon compleanno anche da Cristina Bomba, la mia signora, e auguri anche alla tua signora. Grazie, baci. Ho amato ed apprezzato il regista, una delle figure più interessanti della più splendida stagione del cinema italiano. Ma ancora di più ho amato e apprezzato l'uomo, perché Citto Maselli è stato anche un vero punto di riferimento politico e culturale per intera generazione. È stato un cineasta che ha avuto il coraggio di essere scomodo, di battersi in prima fila sempre per la verità e per i diritti. Un vero compagno di viaggio in tante battaglie. Buon compleanno, Citto! Caro maestro, non so se odi questa parola, insomma, ma comunque, caro maestro, per il momento ti mando un grosso bacione a te e a Stefania, un bacione dal tuo allievo, almeno lo sono stato per un periodo di tempo. Ciao Citto. Carissimo Citto, oggi compi 90 anni. Citto, tanti complimenti per tutta la tua attività e soprattutto per la tua fedeltà alle idee politiche, che sono le stesse idee che io stessa condivido. Tanti auguri, Citto, tanti auguri di cuore da Antonia Sani nel ricordo di Massimo. Che sono pazzo, lo sai. E quindi cosa potevo fare per farti gli auguri se non scriverti una poesia? Siamo brutti o siamo belli, festeggiar vogliam Maselli. Nonostante gli alti lai, salutar vogliam la Brai. Pur vivendo in giorni neri, non cessiamo di esser fieri. Pur perdendo l'orizzonte, non vogliam chinar la fronte. Non ci angoscia pandemia che ogni ben ci porta via, ma del sogno la scomparsa ci spaventa e ci riarsa. Sotto il sole nulla appare che ci spinga a ben sperare, non un uomo, non un segno per cui valga il nostro impegno. Ci credemmo un di lontano, ma quel sol dell'avvenire vediamo ora, ahimè, svanire. Non stupisca, perciò, amici cari, di trovarci pochi e rari. A gridare forza Citto, noi di lui necessitiamo, a tenerci ancora per mano, a non perder per chi crede, dignità, speranza e fede. Abbracciamo dunque Citto, che ci guidi ancora in vito, e gridiamo, sian brutti o belli, sian con te, viva Maselli. Auguri Citto! Buon compleanno, Citto. Mi hai battuto di pochi anni al traguardo dei 90. Hai sempre combattuto in prima linea in nome dei nostri comuni impegni politici e per i bisogni della gente comune. Se la memoria non mi inganna, una volta non abbiamo cantato l'Internazionale insieme con altri compagni al termine di un'ottima cena? Ricordo che avevi una gran bella voce. Resta forte, Citto. Ci sono ancora tante battaglie da combattere. Tanti auguri e buona salute. Auguri Citto, ti abbraccio fortissimamente, ti ho studiato tanto nella mia vita, ho scritto sui tuoi film, sulla regia del tuo cinema, da studioso e da critico, da affezionato socio dell'Anaco, ho assistito a tanti dibattiti, a volte ho anche discusso con te perché sei un bel caratterino e un po' anche io, ma negli anni ho avuto grandissima stima, grandissimo rispetto, grandissima ammirazione per te, ma crescendo e invecchiando, una cosa mi è rimasta soprattutto, un'emozione mi è rimasta soprattutto, l'affetto per te. Tu sei
famiglia, tanti anni della mia vita con te, e quindi ho questo grandissimo affetto nei tuoi confronti. Non è una cosa che si dice, non è una cosa che si dice per piaggeria, è vero, io ti abbraccio fortemente e ti faccio un carissimo, carissimo augurio. Ciao Citto. Citto, tanti auguri, tanti, tanti, tanti auguri. Incomincio io e si aggiungerà Roberto. Ciao, un grande, grandissimo abbraccio e viva Maselli. Ciao. Caro Citto, neanche le tue cronache del terzo millennio avrebbero potuto immaginare che ti avremmo fatto gli auguri per i 90 online. Però sono sinceri, affettuosi, pieni di stima e di affetto e tanti, tanti auguri. Sei riuscita a riunirci anche con la pandemia. Tanti auguri, Citto, gentiluomo rock del cinema italiano. Un grande bacio. Ciao Citto, tanti auguri, tanti, 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 tanti. Quest'anno inguraniamo la nona marcia sulla tua macchina speciale del 2021. E mi viene in mente quando siamo andati, quando ti ho accompagnato a prendere quel meraviglioso BMW 745 al Lungotevere Michelangelo, automatica, meravigliosa. Ti abbraccio forte, grazie Citto, grazie maestro per tutto quello che mi hai insegnato. Ciao, auguri. Ciao Citto, tanti auguri. Ciao Citto, ciao Citto, ciao Citto, lo vorrei dire 90 volte. Citto, 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 Citto. E nel giorno del tuo compleanno vorrei confessarti un mio desiderio che ho sempre avuto e non ti ho mai raccontato. Io avrei voluto montare un mio film con te dietro, qua, così. E così, che mi suggerisci delle cose, che mi dai delle dritte, degli aiuti, dei suggerimenti. Peccato che non è mai successo, ma anche peccato che io non abbia mai avuto il coraggio di dirtelo. Tanti auguri, Citto. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, te lo vorrei dire 90 volte. Ti vogliamo molto bene. Ciao. Stop. Auguri! Vorrei abbracciarti, Citto, per i tuoi 90 anni, ma non si può. Il virus ce lo proibisce, ma siamo in tanti a volerti bene e ad augurarti buon compleanno, davvero. Io più di tutti ti voglio bene, Citto, e ti mando tanti auguri, tanti baci, tanti abbracci. Ciao! Auguri Citto, tanti auguri, auguri con tanto affetto e con la gratitudine per tutte le battaglie che hai condotto. Le hai condotte facendo cinema, facendo del bellissimo cinema, battendoti per la cultura italiana, per combattere disinteresse, sottovalutazione o talvolta anche censura o tentativi di controllo, e per quello che hai fatto come militante della sinistra, per le ragioni e i valori che hai difeso e per i quali hai combattuto tutta la vita. Tanti auguri, con tanto affetto. Tanti, tanti cari auguri, Citto, da me e dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Un abbraccio virtuale fortissimo. La tua esperienza è straordinaria, ci hai regalato momenti magici e comunque hai contribuito al dibattito politico e culturale italiano come davvero pochi. Non solo, alcuni film sono delle pietre preziose e non solo in Italia ma anche nel villaggio globale, e così anche la tua militanza politica è un ammonimento che la politica non è qualcosa di brutto ma è anche bella. Auguri a te e a Stefania.
Auguri per i tuoi 90 anni. Sono belli, sono brutti, sono pochi, sono tanti. Domani, oggi e ieri. Sono tutti ripieni come i boeri, i cioccolatini al liquore, pieni di azioni, pensieri, parole, di opere, ma tutte d'autore. Schiette, sincere, prive di inganni. Cito, auguri per i tuoi 90 anni. Ciao Cito, auguri, auguri, buon compleanno. Io volevo solo ricordarti una cosa che mi disse Xavier Schwarzenberger, che era il direttore della fotografia di Fassbinder dal 1980-82, insomma, ha fatto Veronica Voss, e mi diceva che Veronica Voss, il bianco e nero di quel film, era stato ispirato ai film che lui considerava i più bei film in bianco e nero mai girati nel mondo. Ed erano i tuoi, mi ha detto, quelli che Maselli faceva con Di Venanzo e Nannuzzi. Ciao Citto, tanti auguri di buon compleanno. Un altro mondo è ancora possibile. Ciao! Sono Gabriele Salvatores, volevo farti tanti auguri per i tuoi 90 anni, che è un bel traguardo ovviamente, ma più che gli auguri volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi e per il cinema italiano. Grazie Citto, vai avanti, sei un grande, ti voglio bene, un abbraccio. Ciao Citto, augurissimi a te, ma soprattutto a Stefania, che ti ha sopportato per tutti questi anni. Caro Citto, tanti 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 auguri, ma di vero cuore, sei sempre il numero uno. Tanti auguri Citto, sono David Grieco. Ti ricordi quante volte ci siamo bisticciati quando facevo il critico all'Unità? Ci siamo sempre bisticciati, ma ci siamo sempre voluti bene. Tu sei un eterno ragazzo. Sei ancora ragazzo. Pensavamo di morire giovani. Invece guarda che cosa ci è capitato. Pure il Covid abbiamo visto. Ti voglio bene. Ti vorrò bene in eterno. Ma hai sempre definito un battutista. Ti lascio con una battuta. Ma una battuta vera. 100 di questi giorni, Citto. Un bacio e un grande abbraccio. Citto, tantissimi auguri da parte mia e da tutto il gruppo delle Giornate degli Autori. Ti abbraccio, ti abbracciamo. Carissimo Citto, ti voglio tanto bene, ti voglio fare gli auguri e spero, spero, spero presto di vederti. Un bacio grande e ancora tanti, tanti auguri. Sono molto felice di poter festeggiare la tua vita, una vita straordinaria. Se penso a tutte le cose belle, interessanti che hai fatto, sempre con una grande passione, e anche la fondazione dell'archivio. Penso alla tua vita e veramente mi emoziono. Ti voglio molto bene, insieme a Stefania naturalmente. Ti faccio tantissimi, tantissimi auguri, tantissimi auguri di buonissimo compleanno. Un abbraccio a tutti e due, Paola. Citto mio, tanti auguri a te che sei una persona speciale e grazie, grazie perché mi hai permesso di lavorare con te, mi hai insegnato tante cose perché sei un grande maestro e grazie
anche perché ho vissuto bellissime esperienze. E quel tempo a Napoli rimarrà per sempre nel ricordo come un periodo pazzo, un periodo ricco, un periodo pieno di cose meravigliose. Le canzoni, le canzoni che cantavamo la notte in albergo svegliando tutti. E forse rimarrà il periodo più bello della mia vita. Buon compleanno, Citto. Ciao. Ciao Citto, tanti auguri, bellissimi i tuoi 90, sei nel cuore di tutti noi, di tutti i ragazzi delle scuole, ti aspettiamo sempre e ti pensiamo sempre, un bacio grande grande da tutta la regione. Citto, solo per dirti, che gli scoiattoli continuino a passare. Mille baci da Silvia. Auguri a Citto, mille auguri a Citto, con tutto l'affetto di quattro generazioni. I miei migliori auguri da Torino. È un compleanno molto importante e voglio ringraziarti per l'esempio che tu e la tua generazione di cineasti ha dato a noi, giovani allora, per continuare a portare avanti un progetto di cinema che vuole necessariamente dare un contributo di cambiamento. Non è facile. Come vedi qui dietro c'è scritto chi non lavora non mangia. In questo momento, 2020, è veramente un qualcosa che lo comprendiamo tutti. Grazie ancora, Citto, e ancora tanti, 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 tantissimi auguri. Un abbraccio. Caro Citto, eccoci qua, purtroppo costretti ancora in esilio da questo 2020 ladro e fascista. Eh sì, perché non ricordo di una tale decimazione di morti in solitudine, di tante perdite tutte insieme, degli affetti più cari e delle intelligenze più vive sparse nel mondo. Se ti dico la verità, non mi sono mai piaciuti gli anni coi numeri pari. Già, scusa, ora che ci penso, tu sei nato in un anno coi numeri pari. Sì, vabbè, ma che c'entra? Tu sei un'eccezione, tu sei un testimone del Novecento, anzi, in larghissima parte lo rappresenti, per non dire dell'inizio di questo millennio sul quale hai già traghettato l'enorme bagaglio della tua arte, dei tuoi pensieri, dei tuoi principi, tutta roba preziosa per tutti noi e per tutti quelli che verranno. No, caro Citto, mi spiace, tu non c'entri coi numeri pari. Tu sei una cosa a parte. Tu vai oltre qualsiasi numero del calendario. Sei una specie, è così, sei una specie di nuvola che partita dal profondo 900 viaggia decisa verso il profondo 2000, spargendo qua e là benefica pioggia sotto la quale bagnarsi è un grande privilegio. Ecco, standomene fermo sotto questa pioggia, ho ripercorso quasi 40 anni della nostra amicizia. E questo orrendo 2020 ladro e fascista non me l'ha potuto impedire. E per festeggiare con tutto l'affetto che posso i tuoi giovani 90 anni, ho improntato un video che ti dedico e che ne rappresenta le irrepetibili tappe. Auguri dal tuo Marco. E da Giovanna. La pasta arriminata quest'anno non la mangerai. La mangerai l'anno prossimo e una doppia porzione. Ciao, auguri. Caro Citto, sono veramente contento, forse addirittura emozionato, di poterti fare gli auguri con affetto, amicizia e ricordando il film che abbiamo fatto insieme, secondo me molto bene. E mi auguro che ne faremo ancora un bel po', tanto siamo giovani tutti e due. E nel frattempo ti faccio tutti i miei più cari auguri. Ciao. Citto adorato, buon compleanno. Ti abbraccio fortissimo, ti voglio bene, Valentina e un po' Margherita. Ti voglio proprio bene, grazie per tutto quello che abbiamo fatto insieme. Caro Citto,
Tu compi 90 anni, ma il compimento di un anno non è nulla se non è l'approdo di una vita fulgida, coerente, fondata su valori altamente etici, perché politicamente coerenti. Sono i 90 anni di un grande compagno, di un faro per la nostra militanza, per la giustizia sociale e l'uguaglianza, quello che ci ha fatti essere comunisti, per la fratellanza universale, per la solidarietà fra tutti gli uomini. Vivi 1000 anni, Citto, illuminaci col tuo cammino e la tua forza, ancora, perché noi ne abbiamo un grande bisogno. Citto, auguri, ma soprattutto grazie, perché tutti questi anni mi hai insegnato a fare un cinema diverso per certi versi, un cinema in cui l'impegno, la politica, l'utopia prevalga. Grazie perché sei stato e sei un esempio di coerenza, di non compromesso e sei ancora il futuro del cinema italiano. Andiamo avanti. Carissimo amico e compagno, festeggiamo tutti insieme i tuoi splendidi 90 anni. Un raro esempio di rigore artistico ed etico, di onestà intellettuale e morale e di grande amore per un cinema e per la cultura che ci ha aiutato a formarsi e a crescere nella giustizia e nella libertà. Buon compleanno! Auguri Citto, sono Mario Martone e voglio dirti che ti voglio bene, che sei un amico, sei una persona magnifica, sei un regista straordinario, hai fatto dei film che uno più bello dell'altro e sono felice di farti gli auguri insieme a tanti colleghi, a tanti cineasti, perché lo spirito bellissimo che ti ha sempre animato, non solo nella tua arte, ma anche nella tua militanza, si deve trasmettere anche a noi. Noi dovremo affrontare i prossimi tempi che saranno tosti per il cinema e quindi abbiamo veramente bisogno di rianimare uno spirito come quello che tu hai sempre avuto. Dunque, stupendo stare oggi qui con te, abbracciarti insieme a tutti i colleghi, insieme a tutte le persone che amano il cinema e che quindi non possono non amare Citto Maselli. Carissimo Citto, mi unisco ai tantissimi che oggi ti manderanno gli auguri per il tuo 90° compleanno con affetto e riconoscenza per tutto quello che hai fatto, i bellissimi film che hai realizzato, l'impegno costante nel sostegno al cinema italiano, la tua militanza politica, la tua presenza affettuosa e attenta alla mostra del cinema di Venezia. Ecco, spero di rivederti e riabbracciarti presto al Lido e oggi per festeggiare mi guarderò di nuovo uno dei tuoi bellissimi film. Ti abbraccio, Citto, tantissimi auguri. Tanti auguri Citto, tanti auguri. Non preoccuparti, non ci vediamo quest'anno, ma ne abbiamo altri 50 davanti a noi. Tanti auguri Citto. Allora Citto, per farti gli auguri abbiamo pensato ad una rievocazione. Citto, Carrello, pronto Citto, Citto. tanti auguri Citto. Tantissimi auguri. Ciao. Auguri Citto! Auguri da tutti i Saulini! Ti ricordi quando eravamo in macchina e cantavamo questa canzone?
buoni 90, i primi 90. Ciao Cito. Auguri. Oramai il tempo è passato e io sono diventata una tartaruga ancora più segnata. Auguri, comunque, auguri, auguri, auguri. Ecco, Paola, auguri. Paola impedisce il mio intervento, quindi ti faccio tanti tanti auguri e spero che per te quest'anno sia un anno felice e divertente in qualche maniera, no? Auguri, ciao, ciao, tanti auguri. Tanti baci. Baci. Happy birthday, Cito! Buon compleanno! Many happy returns! Tanti auguri, grande compagno, grandissimo maestro e carissimo amico. Ti vogliamo tantissimo bene con tutto il cuore e ti facciamo un grandissimo augurio. E ci vediamo presto. La faremo questa rivoluzione. Caro Citto, ti invio gli auguri più sinceri e più calorosi da parte di tutte le compagne e compagni di Rifondazione Comunista, il partito che tu hai contribuito a fondare quasi 30 anni fa. Per noi rappresenti un esempio di coerenza, di rigore, di spirito critico come regista, come protagonista della vita culturale del nostro paese e come militante. In troppi hanno gettato gli ideali della propria gioventù tra le cose del passato. Tu invece ne hai fatto uno strumento per capire il presente. Grazie di tutto, Citto, per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto. Grazie di cuore, ti vogliamo davvero bene. Druže Maseli, sve najbolje za tvoj 90. rođendan. Ciao, a presto. Caro Citto, se penso a tutto quello che ti devo per saperi, aiuto, sostegno e soprattutto umanità, mi viene voglia di dirti 90 volte grazie. E quindi tanti auguri, Citto. E comincio. Grazie, 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 grazie. Per farti gli auguri, caro Citto, ho deciso di utilizzare delle parole non mie. Sono parole però così belle, sono di Giorgio Arlorio, naturalmente, e te le ha scritte per il tuo compleanno di 3 anni fa. Le ho trovate così belle che ho deciso di dipingerle sul muro del mio studio. E allora Giorgio diceva così: è ora di abbandonare la pessima abitudine di calcolare il tempo che ci resta prendendo come unità di misura l'anno solare. Sostituiamola con il nanosecondo e il nostro tempo dilaga verso cifre infinite. Perché infinito è il tempo del sentimento, del volersi bene, del condividere tanto le gioie, impreviste, inattese, quanto la perenne condizione del dolore, nostro, degli altri, del mondo, dell'umanità. Del continuare a camminare insieme, grazie alla forza più concreta che ci sia, quella che anche per dovere di rima si chiama utopia. Ti saluto con l'altra parola, semplice e luminosa, e almeno per noi mai dimenticata, mai svilita. Ciao, compagno. Auguri da Benedetta. E da Massimo. Ciao, Citto. Citto ciao, Citto ciao, Citto ciao, ciao, ciao. Auguri! Citto, auguri, auguri, auguri. Baci, baci. C'è Giorgio Arlorio che ha preparato una cosa sicuramente sarcastica, ma sicuramente geniale come sempre lui. Io canto, naturalmente. Allora, lui canta senza chitarra? Vabbè. Senza chitarra, è una cosetta proprio... Avrei bisogno di farmi dei gesti, però mi devi fare il microfono. Silenzio! Mi accompagno da sopra. 14 anni, già partigiano,
Citto, ciao, Citto, ciao, Citto, ciao, 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 14 anni, già partigiano, come sempre, enfant prodigio. E poco dopo, già comunista, e Citto, bravo, Citto, bravo, Citto, bravo, 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 e poco dopo, già comunista, bandiera rossa la trionferà. Sul 68 anche un po' estremista, o Citto, mao, Citto, mao, Citto, mao, 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 68 anche un po' estremista, capitava in quella età. Di professione lui fa il regista, o Citto, ciac, Citto, ciac, Citto, ciac, ciac, ciac. Di professione lui fa il regista, con gran successi e qualche patatrac, che fa rima con ciac, eh? Puoi litigarci da cane a gatto, o Citto, bau, Citto, gnau, Citto, bau, gnau, bau. Puoi litigarci da cane a gatto e ritrovartelo nel cuore. Dov'è la trai? Ancora due, sono finito. Piace alle donne, chissà come mai, poi viene brai, Citto, brai, Citto, brai, 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 piace alle donne, chissà come mai, poi viene brai, ed eccolo qua. A 70 anni, sempre compagno, e Citto, dai, Citto, dai, Citto, dai, 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 a 70 anni, sempre compagno, un cuore rosso non ha età. A 70 anni, sempre compagno, bandiera rossa trionferà. Che bello! Senza...